La nascita della Repubblica Italiana. Dopo 20 anni di dittatura fascista, con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia andava ricostruita. Già il 24 luglio 1943 era stato fatto un primo passo perché il re Vittorio Emanuele III destituì Mussolini dal suo incarico e la guerra però andò avanti fino al 25 aprile 1945, la data appunto per gli italiani della fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi questa data viene ricordata come festa della liberazione. A questo punto però, con la fine della guerra, l'Italia deve darsi una nuova istituzione democratica. Per fare questo, per decidere, la forma di governo tra monarchia e repubblica, viene fatto un referendum, il cosiddetto referendum istituzionale. E per la prima volta i cittadini possono decidere su temi specifici e per la prima volta vengono ammesse al voto anche le donne. Così il 2 giugno 1946, per la prima volta, tutti gli italiani, uomini e donne di maggiore età, possono votare. E l'esito di questa votazione è ovviamente in favore della Repubblica. Quindi la Repubblica vince il referendum e a questo punto è necessario nominare un capo dello Stato provvisorio e riscrivere una Costituzione, perché lo Stato italiano che sta nascendo, appunto da quel momento in avanti, è uno Stato diverso rispetto al Regno d'Italia che lo aveva preceduto, con delle caratteristiche degli organi differenti, che necessitava quindi di una nuova Costituzione.